Allora, salve a tutti e benvenuti nella camera di M. Questo è il mio primo video. Il mio canale di che cosa tratterà? Parlerà soprattutto di curiosità cinematografiche, recensioni di cinema, curiosità nell'ambito cinematografico. Quindi partiamo subito. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo, visto che recentemente ci ha lasciato uno dei più grandi mostri sacri della comicità italiana, che è Paolo Villaggio, famoso al grande pubblico per aver interpretato il ragioniere Ugo Fantozzi. Quindi partiamo con curiosità su Ugo Fantozzi. Ma cosa ha detto? Merdaccia, chiarissimo. Il 18. Il 18 è il simbolo nell'epica fantozziana dell'esagerazione. Riferimenti al 18 sono numerosi all'interno della saga. Eccone alcuni esempi. È ultrapotente, 18.000 megasuoni. Fuori Freddi, dentro palla di fuoco a 18.000 gradi. Posti prenotati, io la cabina 18. 18! La corazzata Kotionkin, 18 bobine. Altri ragionieri. Paolo Villaggio non voleva interpretare il personaggio che lui stesso aveva creato, e infatti aveva proposto a Renato Pozzetto, suo grande amico, di interpretare il ragioniere. Ma Renato Pozzetto rifiutò. Successivamente venne proposto anche a Ugo Tognazzi, ma anche Ugo Tognazzi rifiutò il ruolo, e a quel punto Fantozzi venne interpretato dallo stesso Paolo Villaggio. La ballata di Fantozzi. La sigla iniziale del primo film e anche del secondo film di Fantozzi venne scritta da Fabio Frizzi, fratello del famoso presentatore Willy il Coyote e Company. Fantozzi, all'interno della saga, subisce punizione corporale al limite dell'inverosimile. Questo tipo di comicità si chiama slapstick. Molto in voga soprattutto nei cartoni animati stile Willy il Coyote, Gatto Silvestro. Lo stesso Paolo Villaggio studiò questi cartoni animati per prendere spunto per alcune gag da inserire nel suo Fantozzi. Fantozzi per 10 volte. Paolo Villaggio ha un primato mondiale all'interno della storia del cinema internazionale. È l'attore che ha interpretato lo stesso personaggio per più volte all'interno di una saga cinematografica. Dobbiamo aprire una parentesi. Totò, Staglio e Olio hanno interpretato per più volte lo stesso personaggio, però non all'interno di una saga cinematografica. Paolo Villaggio invece ha interpretato Fantozzi per 10 volte, superando persino Sean Connery nel ruolo di 007. Mr. Bond. James Bond. Danny Radcliffe per il ruolo di Harry Potter, o se no Ian McKellen per il ruolo di Gandalf. Allora, se il video vi è piaciuto, È una cagata pazzesca! fate come tutti, mettete un mi piace e condividetelo. Vi ringrazio. Ringrazio il mio cameraman, lo so, è il mio primo video e c'ho già il cameraman. Che figo. Vabbè, dai. Grazie a tutti e speriamo alla prossima, dai!